Edoardo Ribichesu, CEO e founder di Realistico, a Sinergie 2018, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi a Milano come sede dell'evento di quest'anno. Ciao Edoardo. Ciao Gerardo. Un evento a margine di questo appuntamento. Beh, come sempre un bellissimo evento, bello anche il format, questa la tua trovata dei 12 minuti di stile TED Talk che mi è piaciuta molto. Inquietava tantissimo gli speaker, eravamo tutti terrorizzati quando sentivamo il suono della campanella, però veramente bello. Spinge a concentrare un po' i concetti, cercare di essere il più sintetici possibile, ma concentrarci su ciò che può colpire, può magari permettere alle persone stasera che andranno a casa di ragionare su quello che abbiamo cercato di presentargli. Tu oggi hai parlato di realtà virtuale ed aumentata. Forse soffermandoti un po' di più sull'aumentata, tu fai visite virtuali, mi parli però di realtà aumentata, quindi stai vedendo qualcos'altro in arrivo? Beh, ovviamente Realistico deve cercare sempre di anticipare o comunque di evolvere la propria piattaforma, quindi questo escurso sulla realtà aumentata l'abbiamo fatto appositamente per far capire che non ci fermiamo, prima di tutto. Cerchiamo anzi di inserire nuove tipologie di interazione dentro quelli che sono gli strumenti che abbiamo pensato per gli agenti immobiliari. E la realtà aumentata ci offre tantissime possibilità, quindi ora stiamo studiando, ma ci terremo pronti, arriveremo pronti a offrire qualcosa di nuovo. Messaggio degli agenti immobiliari. Beh, essere qui oggi, tutti quelli che erano qui oggi hanno avuto, come dire, delle piccole anticipazioni di tanti dati, perché i dati sono importantissimi, e anche di tante tecnologie, di tante innovazioni, di tante anche ispirazioni che si possono avere per il mercato. Partecipare a eventi come questo è importante per essere sempre al passo con i tempi, sempre al passo con quelli che sono i trend del mercato e magari avere una carta in più per il domani. Quindi questo è il mio augurio per le gente di essere presenti a questo tipo di eventi. Grazie mille, Edoardo Ribichesu di Realistico.